Ciao fanciulli, allora premetto che in linea generale le manifestazioni sono tutte giuste, perché già il fatto che uno scenda in piazza a manifestare una sua idea contro qualcuno, contro qualcosa, significa già segnale di libertà e di democrazia. Quindi in linea generale più o meno le manifestazioni sono tutte giuste, devo fare però delle osservazioni. Si manifesta per esempio nel mondo per le morti nere, per mano di poliziotti, ma arriva quasi il messaggio che se uccidi un nero è razzismo più omicidio, mentre invece se uccidi un bianco è soltanto un semplice omicidio. A me arriva chiaro questo messaggio. Si manifesta per esempio per i diritti civili di ogni genere e i media alimentano il tutto come se fosse il problema numero uno del mondo. Si manifesta con indignazione, con i soliti slogan tipo no populismo, no sovranismo, no razzismo, no fascismo, convinti di sentirci diversi, ma soprattutto, e sottolineo, soprattutto convinti di sentirci solidali e caritatevoli verso delle minoranze indifese. Si manifesta per l'immigrazione, no? Senza ovviamente analizzare questo fenomeno così complesso e storico. Così si manifesta per partito preso, anzi soltanto per partito, perché la propaganda mondiale in generale dice che bisogna essere contro chiunque esprima delle critiche su questa nuova deportazione di schiavi, del business attorno alle migrazioni e dettaglio anche delle morti in mare aperto, quindi non bisogna neanche guardarle perché tutti devono venire di qua, non importa se poi perdono la vita. La storia delle migrazioni poi più o meno si somiglia, Potremmo parlare delle invasioni barbariche ai tempi dell'impero romano o addirittura dei greci che dividevano il mondo in due, c'erano i greci e tutto il resto erano appunto schiavi, barbari. Si manifesta quindi, secondo me, per cose che fanno più notizia di altre, possiamo dirlo. Ora, tutto giusto, però la democrasia, cioè il potere all'ipocrisia, avanza a passi giganti. Per esempio, non si manifesta per colui che a 55-60 anni vuole sposarsi e lo fa, una bambina di 11 anni. E quella è religione, non è pedofilia. In fondo non fu proprio Maometto a sdoganare questa cosa delle spose bambine, proprio lui che sposò Aisha, una bambina di 6 anni. Oppure, per, appunto, tornando all'Islam, non si manifesta per, che ne so, le donne dell'Islam che non hanno molta speranza. Vi invito a leggere il versetto del Corano 4.34. Oppure, cambiando discorso, non si manifesta per le donne uccise per violenza, non si manifesta contro la fabbrica dei bambini tramite quella pratica schifosa dell'utero in affitto, dove le donne vendono letteralmente il loro corpo per pagarsi la casa, l'appartamento, per pagarsi gli studi, o che ne so, nei paesi appunto meno sviluppati, per pagarsi una casetta o comunque per vivere una vita dignitosa. Queste vendono il loro corpo per il desiderio di chi non può avere figli a chilometri zero. Etero o gay non fa differenza, anche se bisogna dire che in una coppia etero che non può avere figli c'è una patologia, nella coppia gay c'è un'impossibilità naturale, non lo dico io, è biologia. Non si manifesta per i bambini sfruttati del terzo mondo, che grazie a loro possiamo tutti permetterci questo grande progresso e sviluppo, le scarpe di marca, il cellulare, i vestiti firmati e bla bla bla. Non si manifesta per esempio, ma in modo proprio così tanto eclatante, per una politica sottomessa a gruppi di potere che muovono i fili della finanza, affamando interi stati e popoli con la disoccupazione, questi salari minimi compressi, questa competitività infernale. Ma quale democrazia? Questi finti programmi di risanamento del debito, vedi la Grecia che l'hanno praticamente dilaniata. Non si manifesta per una Unione Europea che di unito ha soltanto lo spread, le procedure di infrazione, il terrorismo per lo Stato membro che non vuole, che vuole fare un pochettino di deficit per rilanciare l'economia. Fanculo il debito è una nuova canzone del disco Imperfetto che sto facendo qui in cantina, che dovreste prenotare per sentirvi diversi, va bene? Potrei andare avanti fino a domani parlando del fatto che non si manifesta così in modo eclatante, che ne so, per la distruzione della scuola pubblica, del lavoro a tempo indeterminato. Non si manifesta per esempio contro la droga, anzi no, arriva il messaggio che c'è quella pesante e quella leggera, che usata moderatamente aiuta a socializzare e a mandarti però poi in stato di inebriazione, di incoscienza o di semi-incoscienza, e poi con la giusta dose di alcol fai cazzate, oppure che ne so, alla guida vai a sbattere contro un muro, finisci nel fosso e magari porti via la vita anche ad altre persone. Che noia, che palle queste prediche, povia, vivi e lascia vivere. Sì, l'importante però è capire che vivere è un verbo serio, non è un intercalare. Insomma, non si manifesta, che ne so, per i crimini che non fanno notizia.
non voglio ricadere nei soliti luoghi comuni, o meglio ancora luoghi comunisti, per cui Mao in Cina ha fatto 45 milioni di morti, che però è vero, Stalin ha fatto altrettanti milioni, che però è vero, Lenin non ne parliamo, che è vero, Pol Pot, uno dei più grandi criminali mondiali, ha fatto 3 milioni di morti su 9, 1 su 3, cioè 1 su 3, cioè Hitler, cazzo, era un dilettante in confronto a questi, cioè comunisti e fascisti, che razza di idioti entrambi, ovviamente. Tutti quelli che parlano di questa cosa pure, compreso me in questo momento, non si manifesta quindi contro la vera povertà, quella che avrebbe dovuto sparire definitivamente dal mondo, quella che i grandi pensatori ancora oggi pagati a parole ti danno la ricetta per sconfiggerla, lavoreremo poco, lavoriamo poco, però lavoriamo tutti, sfruttiamo le risorse del pianeta in parti uguali, ecco, non si manifesta contro, come dire, quel 10% mondiale che detiene il controllo del restante 90%. Ma quale complotto? Devo contraddire pure una frase, un concetto bello del Piccolo Principe: l'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale si vede benissimo, basta aprire gli occhi, anzi si vede ad occhio nudo. Bene, nel disco imperfetto che sto preparando qui in cantina ci saranno dei brani molto belli su questi temi. Prenotatelo a giuseppepovia@vodafone.it, una copia la pagate 10 euro più 5 di spedizione, due copie 20 euro e la spedizione è inclusa. Se stai per dirmi che non devo farmi pubblicità al disco, non lo dire, già solo il fatto che lo pensi, non passi per intelligente, perché io i miei pensieri li canto, li dico, ma li vorrei cantare perché vivo di musica. Ciao fanciulli, e condividete questo video. Se perdi una fede, non disperarti, ci si allontana per riavvicinarsi. Non so più se è la guerra che alimenta l'amore, o se invece è la pace che alimenta la guerra. Emozione, dov'è l'emozione? E adesso svegliati, che devi diventare grande.